stavo camminando, ok? E, tipo con le cuffie nelle orecchie. Cioè, la qualità della mia vita in quel momento era qui, ok? Perché era tipo, immagino io che cammino con lo zainetto, così, i blink tipo nelle orecchie, e quindi ero il più fico del mondo. Cioè, non c'era paragone in quel momento, ero proprio così, cammino. A un certo punto alzo lo sguardo e vedo un tizio davanti a me che mi guarda così. Da lontano, no? E io, diciamo, già nella mia testa, in quel momento ero fighi, penso, un fan. Però siccome io sono una merda, io sono una merda dentro, me lo deve dire lui. Cioè, nel senso, ho fatto finta di niente, ho fatto... mi avvicino, mi tolgo le cuffie e mi fa, sei tu? E io faccio, non lo so. E lui, sei tu, sei tu. Io già ero tipo pronto a stringergli la mano, e mi fa, sei quel rapper. Cioè. Però io ho detto, vabbè, ok, no, mi ha riconosciuto, ma magari non ha collegato bene. Quindi dico, no, rapper no. E faccio così, cioè, proprio gli sto, lascio intuire le cose. Mi fa, aspetta, cosa facevi, cosa facevi? E faccio, no, io faccio il comico. E fa, il comico, bellissimo. Dove? Che una domanda non mi hanno mai fatto. Cioè, quindi ero lì e ho detto, no, vabbè, c'ho questo spettacolo. Lui mi interrompe e mi fa, fumi? Faccio, no, perché? Vuoi fumo? Dico, no, grazie. Ok, ciao, grande. Ed eccoci qua. E vi dicevo, io non so mai come cominciare questa roba perché tante volte magari la gente non ti conosce. Quindi stasera, per festeggiare, così ho preparato una cosa, ho fatto una mattata. Mi sono fatto la sigla. Da solo, cioè, con l'autotune, col telefono. È un po' lunga, però è anche carina. Vabbè, io la faccio sentire, cioè, se non vi piace non la faremo mai più. Quindi, non so, questa è la sigla. Che sono io. Se mi fa ridere, allora è la strada in salita. Ma se non mi fa ridere, allora la serata sarà una merda. Sì, sì, dal terzo piano, sì, salvo Di Paola, sì, pronto. La signora Mangano del secondo piano, salve, come... sì, ho steso io le cose, ho steso i panni, sì. Com'è? Ha trovato un fantasmino sul suo balcone. Che paura. Pronto? Pronto? Puttana. Vabbè, allora, salve Di Paola. Funziona. Ciao, no, io sono Salvo, sono mega contento che siete qui a questo spettacolo che si chiama Grandi Poteri ed è molto bello adesso essere qui, no, siamo qua tutti insieme senza mascherine, spero perché sia legale, sono un po' indietro con i DPCM, non lo so, però posso dirvi una cosa, a me quel periodo là mi manca, mi piaceva un sacco, mi riferisco al periodo, io lo chiamavo il periodo del sospetto. Vi ricordate? Che tipo le morse, cioè tipo le restrizioni si erano un po' allentate, quindi potevamo uscire, ma ci si guardava tutti un po' di lato. No? Quella cosa che tu esci e fai...
poi troppi amici. No. Quel periodo, tu la faccia da Delta, no. A me manca un botto, perché mi riportava una bellissima fase della mia vita in cui il sospetto giocava un ruolo fondamentale, ed è una roba che abbiamo vissuto un po' tutti, soprattutto i maschietti. Mi riferisco al periodo delle medie, no? Io non so perché, ma alle medie i ragazzini c'hanno sta cosa col sospetto. I ragazzini delle medie devono a tutti i costi dimostrare di non essere omosessuali. Non sai perché. Non sai neanche bene che vuol dire essere eterosessuale, no? Però sai che lo devi essere, no? Sei là che fai tipo... Ah, la fica, eh? Ah, 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 colazione, pranzo e cena. Io non lo so perché così, però i ragazzini delle medie sono tipo degli agenti del KGB sotto copertura che devono scoprire se tra di loro c'è un infiltrato. Però stai anche tipo scoprendo la tua sessualità, quindi non sai se l'infiltrato sei tu. E non so se voi ce l'avete presente, ma dove andavo io a scuola c'erano dei test che ci facevamo l'un l'altro, dei trick, dei test di Turing per trarci in inganno, che erano sempre gli stessi, no? Quelli tipo, oh, hai le unghie sporche e devi fare così, perché se fai così, oppure un altro classicone, oh, hai pestato una cosa e devi fare così, perché se fai così. Classic bullismo 2005, no? E poi c'era questa cosa che adoravo, che era quella di quando tu sei in questa posizione, no? Che stai raccogliendo qualcosa e tendenzialmente arriva il tuo bulletto delle medie, quello proprio affibbiato al comune, avete presente? Quello che deve fare quella... cioè fa... no? Tendenzialmente seguito da... sei f***o adesso. Nel mio caso Pasquale Bonanno, una mente brillante che adesso si è aperto un punto SNAI a Enna, grande. No, tra l'altro, aspetta, fun fact. Io una volta ho fatto questa battuta su Instagram, senza censurare il nome. Ho detto, ma vuoi vedere che Pasquale Bonanno mi segue su Instagram? Mi seguiva su Instagram. E si è arrabbiato tantissimo, mi ha lasciato un commento di fuoco, che vi cito. Di Paola dice minchiate. Il punto snack al tanissetta. E quando Pasquale faceva questa cosa, no, del... quella roba lì, io reagivo sempre allo stesso modo, perché io alle medie ero un bambino, ero una mente razionale, ok? Non so, ero una mente scientifica, e cercavo di risolvere questo problema con la logica. E quindi reagivo sempre allo stesso modo, che era quando lui faceva questa roba, io facevo... Pasquale, se tu vuoi fare del sesso anale con me, forse tu sei omosessuale. A quel punto mi picchiava e ho capito che non si batte il bullismo con raziocinio. Il bullismo si batte col cyberbullismo. No, E poi e questa cosa del dover dimostrare di essere eterosessuale, te la porti dietro, cioè è una roba che ti resta poi a vita addosso. Ed è una roba che io non lo so, non sono molto a mio agio con questa cosa, perché io non sono particolarmente bravo a essere eterosessuale. Cioè, io in eterosessualità c'ho il B2, non lo so, allora le cose più eterosessuali che faccio sono, vabbè, il catcalling. Ma quello è perché quando io cammino fischietto, cioè mi scuso in continuazione, magari ho solo in testa furore e mi scuso così. E poi, no vabbè, la cosa più eterosessuale che faccio è faccio sedere le vecchie sul tram, che sembra una cosa carina, ma dopo che si sono sedute le riempio di complimenti non richiesti. Tra l'altro non sono sicuro di come si facciano i complimenti alle vecchie. Che lei è seduta, no? Cioè, non è una vecchia bassissima. Mm.
bella vecchia. Sei proprio vecchia, cazzo. No, scherzo. Allora, una parentesi, ok? Questo è uno spettacolo per famiglie, ok? Infatti, sono molto contento che abbiate portato i figli stasera, però due parole su questo spettacolo, giusto perché così siamo alla stessa pagina. Un piccolo disclaimer, ok? Allora, in questo spettacolo, che è molto morbidino, ci sono due bestemmie, però una era nella sigla, quindi una bestemmia da ora in avanti. Poi ci sono alcune inesattezze storico-scientifiche. Devo essere onesto, non ho cercato le mie fonti. Quindi. E poi ci sono due battute su Francesco Facchinetti. E mi rendo conto che sono tante da avere in repertorio. Battute. Non una, ma due battute. Per il resto, vi ripeto, è uno spettacolo è molto così morbidino. Io non sono uno di quei comici bravi, quelli che dicono le cose come stanno, no? Avete presente quei comici, quelli cattivi, quelli che finiscono lo spettacolo e fanno puttane ebree, no? Quella... però appunto ve l'ho detto, morbidino, siamo qua tutti amici, torniamo a noi, e dicevamo la cosa dell'essere eterosessuali, insomma mega bravo questa cosa, cioè, per fare un esempio molto banale, io sono molto più a mio agio con le donne che con gli uomini, c'ho molte più amiche donne che amici uomini, e c'è quella cosa che si dice... l'amicizia uomo-donna non ci può essere per la tensione sessuale, no? Che è in parte vero, ma è anche una stronzata, cioè, perché comunque c'è chi dice questa cosa chiude totalmente gli occhi davanti alla tensione sessuale uomo-uomo. Cioè, questa è gente che non ha mai visto due uomini andare insieme sullo stesso motorino. Perché lo sanno entrambi, cioè, che è più sicuro se tu... Però non lo puoi fare, devi stare lì, appeso. Alle maniglie dell'eterosessualità. Sperando di non cadere sull'asfalto e la frociaggine. Sì. Oh no, ora mi piace mica. Io vi invito a guardare due uomini che vanno insieme sullo stesso motorino nel momento in cui il motorino frena di botto, facendo slittare quello dietro di quei 5 centimetri, tanto così, quelli necessari a... Tu vedi, istantaneamente quello alla guida fa così. Non parlano per 6 ore, tornano a casa, si fanno la doccia, papà scusa, e a me sarò, no, e a me sta roba della tensione sessuale uomo-uomo, per me è una roba che vivo giornalmente, c'è un grosso peso nella mia giornata. Allora, vi racconto questo esempio, premessa, sembrerà una storia molto interessante, ma in realtà finisce con una battuta sul cazzo, ok? Quindi stai tranquilli, non si impara niente. Allora, io un po' di tempo fa ero un po' più ricco di adesso, ok? E quindi potevo fare cose matte, tipo andare dai medici, ok? Che non so chi è d'accordo con me, ma per me la sanità è tipo una roba in base all'ISEE. Okay. Cioè che se tu sei fascia 5 puoi dire cose assurde tipo mamma voglio andare da un podologo, no? Se sei già fascia 7 puoi dire follie del calibro di mamma sono triste, no? Io ero fascia 1, che se non la sapete è quella mamma mi sanguina l'orecchio, non vedo dall'occhio sinistro, quando cammino mi fa male, quando respiro fa un rumore strano. E mia madre tendenzialmente reagiva con prendi questa tachipirina. Ma un po' di tempo fa ero un po' più ricco di ora e potevo permettermi di andare da un osteopata,
il dottore delle ossa, no? E il mio osteopata si chiamava Francesco, ok? Francesco era verosimilmente l'uomo più bello che io abbia mai visto in tutta la mia vita, ok? Fino a stasera. No, scherzo. Volevo metterti in imbarazzo. Scherzo, sei anche un re. Vi racconto quella che è stata la mia ultima seduta da Francesco, ok? Io sono arrivato lì al suo studio, mi sono seduto alla scrivania, ho preso i soldini per pagarlo prima della seduta, come ogni volta. Lui mi vede il portafogli un po' grosso e mi fa: ma lo tieni nella tasca di dietro? Faccio, sì. E lui mi dice: beh, non farlo, perché ti ci siedi sopra e ti disallinea la colonna vertebrale. Come potete vedere, ho imparato la lezione. Vabbè. Taglio. 5 minuti dopo io sono nudo come un tacchino. Ero lì con lui e mi scrocchiava, mi sconocchiava le ossa, mi diceva cose dolci all'orecchio, cose da osteopata, insomma. E a un certo punto, dal nulla, mentre mi sta tastando i fianchi per capire cosa c'è sbagliato nella mia vita. No. A un certo punto, mentre mi sta tastando i fianchi, senza guardarmi in faccia, a stecca mi chiede: da che lato lo tieni? Io mi ero completamente scordato del portafogli. Non era al portafogli che stavo pensando in quel momento, lo guardavo tipo... Lui intuisce e mi dice: il portafogli. E io che avrei potuto rispondere, a destra, così, risposta valida per entrambe le cose, vabbè. Decido di rispondere con: ah, il portafogli! Proprio così, a sottintendere, non il mio enorme cazzo. Cioè, comunque, rispondo a destra, si vede, non lo fare più, va bene. La seduta va avanti, nel gelo e nell'imbarazzo, ok? Cioè, ero mega imbarazzato. A un certo punto decido di rompere questo gelo con una battuta. Grande idea, Salvo. E siccome avevamo cazzeggiato sul fatto che in quel periodo ero un po' più ricco, quindi andavo lì, decido di fare una battuta in merito. E gli dico, dal nulla, mentre lui mi stava scrocchiando le cose: comunque è in questo periodo che è un po' più gonfio. Lui si era completamente scordato il portafoglio. Rimosso il portafoglio dalla sua mente, mi guardava tipo Bambi, faceva cosa... Il portafogli. Ah, il portafogli. E io lo guardavo e lui mi guardava e io dico: stiamo per fare sesso, vero? E lui: non lo so. E io: ho paura. E lui: anch'io. E io: e ora stiamo insieme da 3 anni, quindi un applauso all'amore. Non è vero, ho mentito. No. Ci sono coppie stasera? Voi? Come vi chiamate? Enza e Willy. E da quanto state insieme? 4 mesi. Da 4 mesi. E come sta andando? Bene. Vi amate alla follia. Bello. Posso... Così, sempre quando parlo io... Non... No, vorrei fare un gioco con voi, se vi va. È un gioco che a me piace per capire i limiti delle coppie. E partiamo con Willy. Funziona così. Prima domanda. Sono domande sì no, ok? Molto facile. La domanda è: Willy, prenderesti un proiettile per lei? E dico, aspetta, intendo tipo... Non intendo tipo: amore, mi prendi un proiettile? No. Ti faresti fisicamente colpire da un proiettile? Sì, bravo! Non mi hai neanche chiesto tipo dove. Bravo. Cioè, un proiettile... Bravo. Mi piace. Un applauso a Willy. Enza, forte di questa informazione, ok? Willy viene da te un giorno e ti dice: Enza, amore della mia vita, luce dei miei lombi,
io ti amo, sono benissimo, benissimo con te, sono, questi 4 mesi sono stati più belli della mia vita, non credevo di poter trovare una connessione con una persona come quella che ho trovato con te, sei la mia migliore amica, sono perfettamente a mio agio ed è per questo che sento di poterti dire questa cosa che mi porto nel cuore da tanto tempo. Voglio farti la cacca addosso. Aspetta. Enzo, cosa rispondi? No. Lui prenderebbe un proiettile per te. Lui un proiettile sì e tu uno stronzetto no. Non mi hai neanche chiesto dove. Niente. Sarà un lungo viaggio in macchina quello per te. Quello di stasera. Cazzo, mi dispiace. Willy, hai presente? Hai presente quando ti stai scopando tua cugina? Ho fatto questa domanda a Catania una volta. Tutta un'altra storia. No, Willy, ti è mai capitato prima di questi 4 mesi? Che okay? Molto prima di questi 4 mesi? Che una persona, cioè tu stai facendo il sesso. Lo devo dire così perché mi imbarazza. Stai facendo l'amore con una persona, questa persona ti chiede di insultarlo. Ti è mai successo? No, vabbè, a qualcuno è mai capitato che stai, qualcuno è mai capitato e state facendo l'amore con una persona e quella vi chiede di insultarlo? Sì? A chi è successo? Ma a te? Un sacco di persone. A te è successo? E cosa hai fatto? All'inizio non è proprio immediato. Non è proprio immediato. Capito? Allora, questa è la cosa che mi mette in crisi, perché tipo, cioè, per me, tipo, me lo sono chiesto, non mi è mai successo, ok? Non mi è mai successo, però me lo chiedo spesso, non è che me lo chiedo spesso, tipo, tipo il giovedì alla finestra, così. Ah, chissà come sarebbe, no. Però nel senso, allora, io ho una specie di... Non è una regola, però per me è tipo tutto quello che ti fa felice, io sono felice, no? Questa cosa. Però gli insulti è una roba che mi mette un po' in difficoltà, perché comunque io nel mio piccolo mi considero un femminista. Ho sempre paura a dire questa cosa in pubblico, perché ho sempre paura che in sala possa esserci una persona più femminista di me che si alza e fa "Dimostralo!" Facci vedere il patentino da femminista. Per chi non lo sapesse, il patentino da femminista è dimostrare che è bloccato Frida su Facebook. Questo. Però. Però appunto mi sono dato una risposta. E la risposta è: qualora qualcuno mi chiedesse di insultarlo, la risposta sarebbe tipo sì, ma al massimo 2 volte. Cioè, perché vi spiego, lo scenario è questo. Noi stiamo furiosamente facendo all'amore, no? Non so cosa sto mimando, cioè, non so questa mano cosa tiene, però io lo faccio così. La chiamo la Frida rovesciata. E quindi c'è tipo l'altra persona che sta furiosamente godendo. E a un certo punto... E per qualche motivo decide di dirmi: ah, insultami. E lì io puttana. E se per qualche motivo le fa ah sì ancora, ah troia, se per disgrazia lei me lo chiede una terza volta, cioè, sì, di nuovo, puttanina, da qui in poi ho solo sostantivi derivati, puttanuccia, troietta, troietta, non ho più niente, non ho niente, mi mette mega a disagio, nonostante io comunque sia un grande consumatore di porno. Chi guarda il porno qui? Che curiosa anomalia statistica. Che vede. No, allora, chi guarda il porno? Ok. Chi guarda il porno settimanalmente? Chi guarda il porno giornalmente? Tu là dietro? Tu, come ti chiami? Mattia, cosa fai nella vita?
lavori sulle navi, questo spiega il porno giornaliero, no? Dove lo guardi il porno? Sì, non mi aspettavo tipo in edicola, era tipo... lo guardi tipo su una piattaforma, cioè su qual è la tua, il tuo portale preferito del porno? Pornhub. Ti hai notato che su Pornhub, da un anno e mezzo a questa parte, la home page di Pornhub ha perso qualcosa? Te lo dico io, ha perso croccantezza, ha perso biodiversità. Cioè, nel senso, fino a un anno e mezzo fa, quando tu andavi nella home page di Pornhub, comunque c'erano cose diverse proprio a livello proprio di categorie, cioè non diverse, che ne so, proprio che granny. Potevo cominciare con qualsiasi cosa. Che belle vecchie. volevo dire fetish, no, so, qualsiasi cosa ti vada. Però c'era un po' di biodiversità, ok? Da un anno e mezzo a questa parte, la home page di Pornhub si è monopolizzata con un'unica tipologia di video, che non so se l'avete presente, è quella sorellastra incastrata in qualcosa. Sapete di cosa sto parlando? Per chi non lo sapesse, ve lo racconto. Vi racconto la drammaturgia di questo filone audiovisivo molto popolare. Allora, funziona così... c'è la sorellastra di qualcuno che sta facendo una comune operazione domestica, tipo sta rifacendo il letto, no? Però quando va a fare gli angoli, quelli contro il muro, disgrazia fu che le si bloccano entrambe le... Sarà capitato anche a voi, no? Le si bloccano entrambe le braccia contro il muro, quindi lei rimane bloccata in questa posizione. Ma per fortuna, in casa c'è anche il suo fratellastro, che la mette nel culo. Non c'è un grande sviluppo narrativo dopo questo. Diciamo, la trama è tutta all'inizio, è tipo Game of Thrones, è tipo, poi c'è l'azione. E a me la roba che mi fa impazzire di questa cosa è che ce n'è un sacco, ce n'è tantissimi. E la cosa che continuo a pensare è, qualcuno deve aver scritto il primo. Cioè, nella storia dell'audiovisivo ci deve essere stato a un certo punto uno sceneggiatore, losangelino, che è andato da un produttore losangelino dicendo I have an idea. E quello ha detto, Frank, siediti, raccontami. E lui ha cominciato questo pitch. Ha cominciato a raccontare, ha detto, allora, interno giorno, Stefani sta facendo la lavatrice. Ma mentre cerca di raggiungere quell'ultima mutandina, qualcosa va storto. Stefani non riesce a muoversi, è incastrata ed è nel momento di massima disperazione che dice Help, step brother. I'm stuck. Ma per fortuna, nella stanza accanto c'è Jeremy, il suo fratellastro, nonché quarterback della squadra di football, che sentendo le urla disperate della sorella accorre in lavanderia dicendo Step sister, what happened? E Stefani I'm stuck. E Jeremy la mette nel culo. Poi c'è un grandissimo sviluppo oltre a questo punto qua. A me sta cosa fa mega ridere, mi fa super ridere. Però credo che sia anche un po' dovuto al fatto che da un po' di tempo che faccio questa cosa di andare in giro e dire cose buffe, no? Che è una cosa bellissima per cui io sono super grato e non ha senso per me questa cosa. Però è una roba che ti rompe il cervello. Ti rompe il cervello perché a un certo punto tu cominci, hai talmente tanta voglia di scrivere cose buffe per cui tutto fa ridere. Ogni cosa è un pretesto per fare una battuta. Conosci una ragazza e scopri che è di origini ebraiche. Percepisco della tensione.
Scopri che di origine ebraica c'è una vocina nella tua testa che in automatico parte e fa: fai una battuta sull'olocausto. Fa mega ridere. Oppure, che ne so, conosci una persona con uno stranissimo difetto di pronuncia, ok? E la vocina nella tua testa subito attacca e fa: fa una battuta sull'olocausto. No, allora qui apro una parentesi. Io le battute sull'olocausto non le faccio, per un motivo molto semplice. Secondo me bisognerebbe scherzare solo sulle cose successe davvero. Questo era un test, è successo l'olocausto. Vabbè, ok, no. C'era gente che faceva giusto. bravo. Cazzo, qua ci sta puttana ebrea, mannaggia. Vabbè, prossimo spettacolo. Sì, tutto fa ridere, ed è un incubo, perché ci sono dei posti in cui io posso fare questa cosa, tipo questo qui, dove io posso venire qui e faccio: ah, i dinosauri sono meglio delle persone, e giù a ridere che non vi dico. E invece poi ci sono posti dove non è ok fare questa cosa, cioè tutti gli altri posti. Però io, che tendo a considerarmi una persona simpatica, a volte cerco di espletare questa mia simpatia anche in luoghi non consoni. Tipo alle apericene. Per chi non sapesse cosa sono le apericene, sono questi eventi frequentati da gente che si chiama Tancredi. È stranamente specifico, ma tutti abbiamo fatto... Sì. Una volta ero a questa apericena e c'era questo tizio, ok, che non mi ricordo come si chiama, quindi chiameremo Tancredi. Non mi ricordo, mi stava sul cazzo, ok? Perché era tipo, beh, studiava ingegneria del management, del design, dell'ingegneria del management, dell'ingegneria. Vabbè, suo padre era ricco, ok? Era un tizio basso con l'ISE alto, questo è quello. Mi ricordo una sola cosa, perché la diceva in continuazione. Il mio nonno è partigiano. Che è una cosa bellissima per tuo nonno. Tu sei una merda, cioè nel senso, non è una cosa che si passa di generazione così. Quindi vabbè, diciamo, c'era questo tizio, Tancredi, titolo di studio, nonno partigiano, ok? E a un certo punto, eravamo a questa pericena, fra una tartina di fofu e un'altra, sì, ho detto fofu, a un certo punto una ragazza dice una frase che a me fa sempre scattare un campanello, cioè, dice, lei prende e dice: i cani sono meglio delle persone. E io penso, è il mio momento. Andiamo a essere simpatici. Quindi vado lì e incalzo con: i dinosauri sono meglio delle persone. Ed ero pronto ad argomentare, se non fosse stato per Tancredi, nonno partigiano, quello lì, che sente il bisogno di interrompermi per dire: che cazzo dici? I dinosauri hanno scoperto che ora hanno le piume, fanno ridere. Ora, con grande onestà intellettuale, c'è qualcuno qui che pensa che i dinosauri piumati siano meno minacciosi di quelli di Jurassic Park? Onestamente, per alzata di mano. Tu, come ti chiami? Esther. Esther, brutta testa di cazzo, hai attivato la mia carta trappola. Perché pensi che i dinosauri piumati facciano ridere? Come quello di Jurassic Park è una cosa, immagina tipo piumato e colorato come un pappagallo. Ma tu immagini un pappagallo di 6 metri che ti dice: Polly vuole un cracker! No, non è, no. Allora, a me sta roba mi fa impazzire, perché, allora, due parole sui dinosauri, ok? Dinosauri, specie dominante sul pianeta Terra per 85 milioni di anni, ok? 85 milioni di anni, cioè per 85 milioni di anni sulla Terra c'era solo questo. Ok, questa cosa. Oppure, siccome non si sono fossilizzate le corde vocali, quindi non sappiamo che suono facessero, potrebbero anche fare tipo: Polly vuole un cracker! No? È potenzialmente plausibile, è tutto plausibile. 85 milioni di anni, specie dominante. Noi, Homo sapiens, siamo qui da 200.000, 180.000, ve l'ho detto, c'erano delle inesattezze scientifiche, più o meno 200.000 anni. Quindi siamo tipo a livello tutorial, ok? Quindi con quale arroganza, con quale barbaro coraggio mi dici che con le piume fanno ridere? Tu, Homo sapiens, che hai i peli sul culo. Che
quando fai la cacca ti resta un po' appesa, così, a grappoletti, così. Quindi questa cosa mi fa impazzire, tu lo sai, allora, dinosauri estinti 64-65 milioni di anni fa per un errore di percorso, no? Meteorite, cambiamenti climatici, ci siamo persi i dinosauri. Homo sapiens, siamo qui da 200.000 anni, ci stiamo estinguendo perché ci piace la plastica. Ci piace un fottio la plastica! La mettiamo da ci avvolgiamo le merendine, ci copriamo le cose con la plastica. E tu lo sai di cosa è fatta la plastica? La plastica è un sottoprodotto del petrolio, carburante fossile. La plastica è un sottoprodotto della fossilizzazione dei dinosauri. Sono estinti da 65 milioni di anni e stanno vincendo loro. Ci stanno uccidendo uno alla volta, per qualche motivo partendo dalle tartarughe con le cannucce, non so quale strana rivalità ancestrale ci sia. Ah, puttane Breno. Non so perché. E noi nel frattempo siamo qua a fare: oh sì, cazzo, dammi più plastica. Sì. Avvolgimi nel cellophane e sculacciami con questa foto plastificata di Greta Thunberg. Tra l'altro, no. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma Greta Thunberg ha girato un documentario sull'inquinamento da plastica, si chiama I Am Greta, che al cinema ha incassato tipo 34,6 milioni di dollari, che sembrano tanti, ma in realtà sono pochi, soprattutto se li paragoniamo agli 1,7 miliardi che ha incassato Jurassic Park. Ci stanno battendo anche nell'intrattenimento, quindi suca, insomma, sì. Però continuiamo su questa linea scientifica. Volevo dirvi questa cosa, che è una cosina che ho scoperto, che non mi fa dormire la notte. Praticamente la storia è questa. Un gruppo di scienziati nell'Oregon hanno scoperto che i topi comunicano tra loro a una frequenza che gli esseri umani non possono sentire. Questa parte è anche abbastanza ok, solo che questi scienziati hanno anche scoperto che i topi ridono. Non siete abbastanza sconvolti da questa informazione? Ve la ripeto. I topi. I topi ridono. Di che cosa? Di cosa ridono i topi? Sanno qualcosa che noi non sappiamo. Ridono di noi, chiaramente ridono di... Loro sono nelle discariche a parlare tra loro a una frequenza che noi non possiamo sentire. Fanno tipo: ah, guarda, ah, guarda, un altro pacchetto di preservativi scaduti di Willy. Guarda, sì. Sanno qualcosa che noi non sappiamo. E tra l'altro, questa roba che noi stiamo dicendo fa aprire un botto di domande, perché ve lo state chiedendo come hanno scoperto che i topi ridono? Perché per quanto a me piaccia pensare su questa immagine di uno scienziato che un giorno è andato in laboratorio, si è messo due orecchie da topo, ha preso un microfono piccolo, questa è la mia sigla, no? Questa, per quanto mi piaccia questa immagine qui, in realtà l'hanno scoperto facendogli il solletico, che apre delle domande. Perché qui ci si aprono due scenari, ok? Uno un po' più ok, in cui c'è stato uno scienziato che sarà arrivato in laboratorio, è andato dal suo, non so, capo scienziato, non so come funziona, maresciallo, oggi faremo il solletico a Fievel, no? Questa cosa qui, e lui ha detto ok, vai, vediamo che succede. E poi c'è uno scenario un po' più dark, dove magari uno scienziato è rientrato in laboratorio un po' più tardi del solito, ha trovato un altro scienziato, no? Quindi questa roba di, cioè, lui che arriva e fa non so come parlano gli scienziati, e anche oggi viva la scienza, no? Non lo so. Ah, è proprio vero, è uguale MC al quadrato, e quindi Giovanni, ma cosa stai, maresciallo, posso spiegare?
Guardi, ride, è consenziente. A me sta cosa non mi fa chiudere occhio la notte. Però, siccome hanno scoperto che i topi ridono e io vorrei essere un comico inclusivista, questa sera ho preparato anche delle battute per topi. Il bello delle battute per topi è che se non ridete, congratulazioni, non siete topi. Quindi vinciamo tutti. È questo. Tra l'altro, quando ho scoperto questa roba è stato terribile, perché io ero... stavo lavorando, stavo facendo delle riprese, mi ricordo, in una chiesa, una mattina, mi hanno mandato questo articolo, ed era una mattinata di merda, perché la sera prima non avevo cenato, perché vabbè, hai presente quando stai mangiando, e mentre stai mangiando un spaghetto, e mentre lo stai mangiando a un certo punto se ne va la luce, e tu capisci che non era uno spaghetto, ma un filo della corrente. Questa era per topi, vabbè, insomma... però mi piacciono un botto queste cosine sugli animali, perché secondo me impari un sacco di cose cioè guardando i fattarelli sugli animali, perché io sono convinto che le grandi lezioni della vita le impari sempre quando stai facendo altro, no? Tipo Esther, qual è la più grande lezione di vita che hai imparato facendo psicologia, in due parole? Oltre che dovrei andare in terapia, è una bella lezione. Ci sta. Vuoi sapere la più grande lezione di vita che ho imparato nella mia vita? Terribile. Allora, io l'ho imparata facendo taekwondo. Chissà cos'è il taekwondo? Ok, per tutti gli altri è un'arte, il taekwondo è un'arte marziale coreana. Chissà cosa sono i coreani? Avete alzato le mani davvero? Io! Io lo so, li so distinguere dai... non lo so. Non voglio addentrarmi in questo. No, sì, un'arte marziale coreana basata sui calci, ok? Tutti i calci spettacolari. E io, quando mi c'è scritto mia madre, quando avevo 11 anni, non so perché l'abbia fatto. La mia teoria è perché a un certo punto ha cominciato a desiderare un degno avversario. Cioè, si era stancata di sto coso che non schiva la cucchiara. Ho detto, farò di te un guerriero coreano. In realtà probabilmente ha fatto tipo su Google palestre, arti marziali, Palermo, economiche, perché è così che abbiamo conosciuto il maestro Gregorio. Voi vi aspettavate il maestro Jumeng Sun, invece era il maestro Gregorio. Quando siamo andati a conoscere il maestro Gregorio, eravamo con mia madre è arrivata lì e gli ha fatto subito una domanda a stecca. Ha detto, maestro Gregorio, il taekwondo è una buona arte marziale per l'autodifesa? E il maestro Gregorio, che era evidentemente in arretrato con gli alimenti in quel periodo, risponde con... ah, le gambe sono più lunghe delle braccia. Che non è una risposta. È a stento una conversazione. È una cosa che se uno te la dice tu devi correre dall'altro lato. Arrivederci! Invece mia madre era tipo presissima, era tipo... in effetti lo sono, cazzo. Dimmi di più. E ha cominciato con questa cosa di... no, perché maestro Gregorio mi hanno detto che sarebbe meglio la box. E il maestro Gregorio... signora, è come se qualcuno l'attacca con un coltello, ma lei ha con sé una spada. E io ero là tipo... mamma... che scenario stiamo dipingendo? Cosa succederà usciti da qui? E lei, zitto. Una spada è molto più efficace di un coltello. E mi ha scritto a taekwondo, io ero molto scarso, ho preso un sacco di legnate, però c'era una cosa che mi piaceva molto, in cui ero particolarmente bravo, che erano le forme. Sapete cosa sono le forme? Le forme sono, ci sono in tutte le arti marziali, le chiamano in modo diverso, però sono una serie di movimenti precisi che tu impari a casa, li fai tutti, li provi, e poi li fai davanti a un pubblico che ti giudica. Le forme sono la stand-up comedy e le arti marziali, ok? E a me piacevano un botto, era una cosa... c'avevo una gara di forme, a un certo punto, ed ero lì che provavo la mia forma. A un certo punto, siccome la volevo fare bene, dico, ma andiamo a chiedere consiglio al maestro Gregorio, ok? Raggiungo il maestro Gregorio che stava piangendo sull'estratto conto. Dico, maestro, mi guardi la forma?
E mi fa, sì, io vado lì, faccio tutte le mie mossette. Ah. Mi giro verso il maestro Gregorio, lui mi guarda e mi fa così. E io dico, che cazzo Gregorio, guadagnateli 6 euro che ti sto dando sto me. No maestro, dimmelo se sbaglio qualcosa, perché ora c'è la gara, io la vorrei fare bene, cioè ci tengo, dimmelo se posso migliorare qualcosa, cioè, perché ci tengo molto. E lì ho imparato la più grande lezione della mia vita. Il maestro Gregorio si è avvicinato a me, ha messo una mano sulla spalla, si è inginocchiato, guardandomi negli occhi, un bambino di 11 anni, mi ha detto, ci sarà sempre uno più bravo di te. E l'ho guardato e ho detto, Gregorio, ho 11 anni, porco Dio. In realtà non avevo 11 anni, quindi non sapevo le bestemmie, ho fatto tipo, ok, e sono andato via. 2 settimane dopo c'è stata la gara. C'è stata la gara tipo a Barcellona, Pozzo di Gotto, non mi ricordo. Mi sono impegnato al 100%, faccio la mia formina lì. Sono arrivato secondo. Lezione imparata, sensei. Lezione che mi ha rovinato l'esistenza, chiaramente. Perché io da lì in poi ho smesso di impegnarmi in qualsiasi cosa, perché comunque se sai che ci sarà sempre uno più bravo di te, che senso ha cercare di fare le cose per me? Cioè la mia carriera universitaria è stata 23, top, no, che tanto, comunque, e questa cosa mi devasta, perché cioè, mi dispiace che io abbia interiorizzato questa cosa così bene, perché se non avessi imparato questa cosa, mi sarei impegnato di più in tutto, in tutte le cose della mia vita, mi sarei una persona migliore. Anche questo spettacolo sarebbe scritto meglio, sarebbe tutto organico, no? Con dei passaggi da un argomento all'altro dritti, non ti accorgi dove sono i tagli, proprio tutto filato, un discorso sensato. Vorrei avere la prostatite. Sì. Perché mi piace come la curano. Non torneremo mai più indietro. È così lo spettacolo. No, sapete come si cura la prostatite? C'è gente che ridacchia perché pensate al dito in culo, vero? Nel culetto. No. Perché c'è un po' di confusione sulla prostata. Secondo me la generazione di mio padre non pensa che la prostata è tipo l'interruttore dell'omosessualità. C'è questa roba che se tu infili un dito abbastanza a fondo, a un certo punto fai tipo... Così? E fai, ora mi piace mica. No, la prostatite si cura, vabbè, con una serie di farmaci, cose, però la cosa che mi piace di più è che ti danno un gadget su cui sederti, che è lo sapete? Un cuscino a ciambella, tondo, rosso. E a me piace un sacco questa cosa qui. Perché è lo stesso cuscino che danno se hai le emorroidi, ok? E a me questa cosa mi piace un botto. Ora vi spiego anche perché, sennò è stranissimo, è tipo, arrivederci. No. Una buona serata. Allora, vi spiego. Mi piace il fatto che per curare le emorroidi ti diano questa ciambella rossa, no? Perché una ciambella rossa gonfia ricorda un ano con le emorroidi. E quindi mi piace che tu per curare la tua malattia utilizzi un gadget che simpaticamente la richiama, no? Secondo me dovremmo farlo con tutte le malattie. Cioè tu rimani paralizzato per un incidente stradale, noi ti diamo una bella carrozzina a forma del trattore che ti ha fatto così. Secondo me è bello. E qui devo aprire una parentesi. Io per questa battuta avevo scritto anche un altro esempio, ok, da associare a questo qui, in mezzo ad altri 100 che poi scade. E io l'ho scritto e ho detto, non fa ridere, non è giusto. Quindi non è nello spettacolo, perché era fuori, era di cattivo gusto. Ma ve lo dico lo stesso. Ve lo dico perché poi vi devo raccontare una cosa in merito a quello. Però io intanto vi dico che questa cosa la taglieremo, non è nello... Però intanto ve lo dico, ok? Siete pronti? L'altro esempio che avevo scritto per questa cosa di curare le malattie. Nelle cliniche d'aborto
Questa è la tensione che volevo evitare. Però stiamo ballando, balliamo. Nelle cliniche d'aborto. No, no, no. Non è nello spettacolo. Non, quindi immagazzinate un attimo questa immagine, ok? Ora vi dico perché ve l'ho detto, ok? Perché quando io ho scritto questa battuta, che non è nello spettacolo, quando l'ho scritta, ero in aereo, ok? E io scrivo su carta, c'ho un quadernino dove scrivo le mie cosine. E quando ho finito di scrivere questa cosa, a un certo punto mi sono accorto che accanto a me, seduta, c'era una ragazza che stava guardando quello che stavo scrivendo. E mi è balenato il pensiero che lei non sa che io sono un pagliaccio. Quindi, dal suo punto di vista, lei è seduta accanto a un pazzo. Un pazzo, un maniaco, così, che nel suo diario segreto scrive cose tipo nelle cliniche d'aborto, tipo in corsivo, no? Dovremmo... Così. Quindi vado nel panico, vado totalmente nel panico, perché io ho un grande problema con la percezione dall'esterno, io sono molto io, per farvi un esempio, se io entro in una stanza molto affollata, ho un pensiero intrusivo che mi arriva a gamba tesa, che è... Cazzo, e se qua dentro c'è qualcuno che legge il pensiero? E per scongiurare questa molto plausibile ipotesi, comincio a pensare fortissimo, lo so che mi stai leggendo il pensiero. Perché nella mia testa la persona in questione lo sente e fa, mi hanno scoperto. No, questa cosa... Io ho un problema, è un problema. Allora, non so, un altro esempio stupido, ma non ho prove al riguardo, ok? Zero prove al riguardo, ma io sono fermamente convinto che il mio dirimpettaio da 2 anni, il signor... Ogni volta che rientro a casa la sera mi guarda dal buco della porta. Zero prove al riguardo, ma io giuro su Dio che ogni santo giorno della mia vita io arrivo a casa, metto la chiave nella toppa e mi giro così. Perché ora 9 volte su 10 lui non c'è. Ma vuoi mettere quella una volta che fa, mi hanno scoperto. Quindi io ero terrorizzato in aereo perché c'era questa che pensava che ero un pazzo. E decido di risolvere questa cosa, dice ok, qual è la soluzione a questo problema? Lei deve capire che io sono un giullare, ok? E quindi faccio un po' di brainstorming con me stesso e la prima brillante idea che mi viene è quella di prendere questa frase e aggiungere alla fine LOL. Che peggiora drasticamente la situazione perché adesso ai suoi occhi è nelle cliniche da porta. Questa cosa così. E io quindi mi giro verso di lei, vedo che lei ha già scritto 9-1 sul telefono e tipo, e lì dico no, ok, non va bene, devo trovare un'altra soluzione. Trovo la soluzione definitiva, bravo Salvo. Prendo tutta la frase, la metto tra virgolette e aggiungo alla fine cheat. Ma siccome sono una persona egomaniaca, scrivo cheat Salvo Di Paolo. Quindi, sì, c'è tempo. Dovevo fare un giochino con voi, vi va? Mi serve un volontario. Non dovete salire. No, Esther, ci ho già parlato con te. Tu, come ti chiami? Simone, cosa fai nella vita? Studente. Allora, questo gioco funziona così. Io ti do... È un giochino che a me piace fare sempre, tipo, soprattutto sotto Sanremo. Funziona così. Ti do dei scenari ipotetici dentro i quali faremmo lottare... dei personaggi della televisione trash italiana, ok? E tu mi dici, non c'è una risposta giusta, ok? Mi dici, secondo te chi vince? Mentre ci pensi, io lo estendo a tutti, ok? Allora, un applauso a Simone. Lo chiameremo il gioco di Simone. Allora, prima combinazione. Lotta senza esclusione di colpi. I partecipanti sono... Adriano Celentano e Massimo Ranieri. Pensaci. Mani per Celentano. Mani per Ranieri. Risposta, Simone. Celentano. Tu dici Celentano perché lo devi. Cioè, è difficile centrarlo. Però
Non sono pienamente d'accordo, cioè nel senso è una lotta senza esclusione di colpi e Ranieri è napoletano. Ranieri un coltello se lo porta. Vabbè. Però va bene, ti ripeto, non ci sono risposte giuste e risposte sbagliate. Prossima combinazione, la mia preferita questa, eh? Arabia Saudita, ok? Due spie sotto copertura devono mimetizzarsi nella folla e assassinarsi l'un l'altro. Le due spie sono Gerry Scotti e Amadeus. Mani per Gerry Scotti, mani per Amadeus. Simone? Non sono d'accordo con te, Simone. Ti dico perché, perché tu dici Gerry Scotti alla stazza, ma non hai guardato i dettagli, perché sono spie sotto copertura, mimetizzarsi Arabia Saudita, Amadeus in Arabia Saudita si mimetizza perché opprime le donne. Però, in velocità, lotta nel fango, Loredana Bertè contro Maria De Filippi. Ma... non ci ha neanche dovuto pensare. Maria De Filippi, so perché hai risposto così, perché è una sfida che può sembrare difficile, perché Loredana Bertè è pazza, ma Maria De Filippi è una grandissima professionista. L'ultima, poi ne avevo scritta una, ma in realtà mi hanno detto che c'è stata davvero, mi fa McGregor contro Facchinetti. Un applauso a Simone che ha giocato con me. Come va? Come sta andando? Vi state divertendo? Meno male. Io volevo prendere un momento per fare una roba un po' diversa. Vabbè, allora, questa è verosimilmente l'ultima volta che io faccio stand-up. Potete fare un verso di tristezza americano, se volete. Grazie. No, sì, vabbè, perché stanno succedendo delle cose nella mia vita, per cui penso che cambierò un po' direzione. In realtà sta succedendo una cosa sola e ve la posso anche dire in serenità. Mi hanno approvato il bonus psicologo. Non ho più bisogno di voi. Andrò da un'altra parte a dire le mie cosine. No? E tra l'altro immagino che all'inizio farò esattamente quello che faccio qui. Cioè, dire cose buffe sperando di scopare. Quindi le sedute saranno tipo una cosa... Sì, perché vede, dottor Donowitz, io vorrei uno psicologo newyorkese, ebreo. Vede, dottor Donowitz, io ho un rapporto difficile con mio padre, perché mio padre mi spiega le cose sempre in maniera così strana. Pensi, quando ero piccolo andavamo in macchina e io gli chiedevo tra quanto arriviamo, lui mi rispondeva sempre cose tipo fra 6 miglia nautiche, no? E poi correva come un pazzo, dottor Donowitz, andava velocissimo e io avevo una paura, proprio per ogni miglio che facevamo io perdevo 25 anni di vita. Infatti potremmo dire, dottor Donowitz, che io ho vissuto le mie miglia un quarto di vita alla volta. E il dottor Donowitz direbbe: che avevamo detto sul parafrasare Vin Diesel? Solo quando sono sul palco, dottor Donowitz. No, poi sono anche abbastanza convinto che tipo dopo 4-5 sedute il dottor Donowitz mi dice che tutta sta cosa delle battute, l'eterosessualità è perché sotto sotto mi piace il cazzo. Cioè alla quinta seduta il dottor Donowitz mi fa: nega niente niente. Sì, perché il dottor Donowitz ha studiato a Ostia. È un newyorkese ebreo che ha fatto la didattica a distanza. No, comunque in realtà non ho cominciato ancora a fare cose. Siamo d'accordo che il bonus psicologo è una stronzata? No? Allora, è uno strumento che ha aiutato sicuramente delle persone, non è male. Però vi spiego perché secondo me è una stronzata. Perché non so se vi siete informati, ma il bonus psicologo, tipo, nella migliore delle ipotesi, e la migliore delle ipotesi, Willy, è quella in cui siamo più poveri, ti danno al massimo 600 euro, ok? 600 euro dallo psicologo ci fai mesetto e mezzo. E Willy, diciamocelo, in un mesetto non la risolviamo questa cosa.
Quindi per me ha la cosa tipo delle, cioè ha lo stesso meccanismo delle palestre brutte, quelle che fanno il mese gratis, avete presente? Presente le palestre brutte? Quelle in periferia, negli scantinati senza finestre. Quelle che il proprietario tendenzialmente ha un nome che inizia con una, finisce con una consonante. Tipo Ilan, Manuel, Tancred. Questa cosa. E la mia paura è che questa cosa che ora ci sono dei soldi pubblici nell'ambito, cioè attorno all'ambito della psicanalisi, non so qual è la terminologia corretta, verranno fuori un sacco di studi di psicologi improvvisati, cioè no, con quella iniziativa di ah, ci sono dei soldi del governo, ci dobbiamo aprire uno psicualo, no, questa cosa, quella, tipo quella che c'era per i punti SNAI un po' di tempo, cioè questa cosa così. E la mia paura è che questi psicologi avranno le stesse dinamiche delle palestre brutte, no? Cioè questa cosa di facciamo fare un mese gratis e poi in caso pagano, in caso ci siamo incazzati i soldi, no? E quindi avranno tutte le dinamiche delle palestre, cioè che tu arrivi lì e fai oh, salve, sì, piacere dottore, salvo, piacere Tancred Donowitz, no? No, piacere dottor Donowitz, sono molto contento di essere qui perché io cioè, fermo. È la prima volta che vieni, non so perché è catanese questo psicologo, è la prima volta che vieni, fammi vedere un poco quello che sai fare, parlami della tua giornata, no? E tu vai lì e lo fai, ah sì no perché c'ho questa cosa, poi te ne vai, settimana dopo ritorni, carico a pallettoni pronto a cambiare la tua vita, e dici, ah no sì dottore salve, io sono contento di essere qui perché volevo parlare di questa, fermo, è la seconda volta che vieni, oggi facciamo la scheda. E ti spoglia nudo davanti a questa lavagna e dice, allora, lunedì partiamo con una cosa facile di riscaldamento, mi parli del rapporto con tua madre. Mercoledì non voglio sentire cazzi, ti faccio sudare, mi devi parlare di quel tuo zio un poco intimo. E venerdì gambe. No, comunque... Non ho iniziato questa cosa ancora. Sarebbe fico, secondo me, andare allo psicologo. Sarebbe bello avere qualcuno, no, con cui parli di cose. Dice. Però, fino ad allora. L'altro giorno ero in un bar. Perché voi dovete sapere due cose su di me. La prima è che faccio colazione al bar. L'altra cosa che dovete sapere è che io quando faccio colazione al bar sto seduto così. Non lo so perché, che sono giovane. Non lo so, ok. L'altro giorno stavo facendo, ero a Palermo, stavo facendo questa colazione al bar. A un certo punto arriva questo signore che mi vede seduto così. Era un signore 85 anni, forse anche qualcosa di più. Mi vede e mi fa, gioia mia, col piede sulla sedia. Poi è normale che Putin fa la guerra. Capisco l'effetto farfalla. Ma... E dico, vabbè, maestro, mi pare strano che il signor Putin fa la guerra perché io c'ho il piedino sulla sedia. E lui mi dice, no, gioia mia. Però adesso dobbiamo essere più sistemati. Perché ora dobbiamo andare lì e sparargli. Ma noi chi? Ma chi è che io e te? Un comico rachitico, un vecchio rincoglionito contro Putin. Gollum e Gandalf contro Sauron. Così. E attacca sto pippone sul fatto che la mia generazione è debole, che la loro è più forte, che noi non sappiamo fare un cazzo e siamo fragili perché siamo cresciuti nel benessere, mentre lui è temprato la sua generazione. E a un certo punto mi dice, perché gioia mia, io la guerra l'ho vissuta. Aggiungendo... quella che poi abbiamo perso. Maestro, in che squadra giocavi? No? Mi sa che non era il nonno di Tancredi, ecco. Poi posso aprire una parentesi su questa roba. Generazione migliore, un cazzo. Sapete quante guerre ha perso la mia generazione? Zero, se escludiamo quella al patriarcato. Ma stiamo lavorando solo. Poi si è seduto con me. Abbiamo chiacchierato. Diciamo, non era poi così nazista,
ok? Si è interessato alla mia vita, io alla sua, ci siamo raccontati le robe. A un certo punto lui mi fa: che scuola hai fatto? Faccio l'artistico. E mi fa: ah, bello l'artistico, pieno di puttane ebree. Ora, Grandi Poteri è finito, cioè, è l'ultima volta, tra l'altro, è molto triste questa cosa, ma è finita la parte che riguarda voi, c'è una parte che vi confesso faccio per me, però prima di fare questa cosa qui che mi spaventa un pochettino, vorrei che faceste un grandissimo applauso ai Candelai che ci stanno ospitando. Continuatelo più forte per Paola Bruscato che ha aperto la serata. E infine, l'ultimo applauso deve essere per voi, ma lo dovete fare in un modo molto particolare, perché dovete far finta che la vostra mano sinistra sia un fortissimo lottatore di MMA e la vostra mano destra la faccia di Francesco Facchinetti. Mi piace se la stand up non è musica, però a me piace, quindi succa. Mi dispiace se lo spettacolo non è all'altezza delle aspettative, se non delle vostre, delle mie. Anche perché oggettivamente avete riso a quella di Facchinetti, quindi capito un cazzo. Mi dispiace se vi aspettavate grandi temi e invece ho parlato di topi. Mi dispiace se vi aspettavate di ridere di più e invece è stata l'ennesima trappola. Mi dispiace per i miei genitori, a cui avevo promesso che sarei diventato paleontologo e invece sono un pagliaccio. Mi dispiace per i dinosauri, cioè mi dispiace che sono morti, semplicemente erano fichissimi. Però sono contento che si siano evoluti nei deliziosi polli, quindi vabbè. Mi dispiace per i catanesi, non so perché l'ho scritto. Mi dispiace per i palermitani, anche. Mi dispiace per i miei amici che hanno sentito le mie stronzate per anni e ora le sentono di nuovo, ma pagando un biglietto. Mi dispiace se mi lamento della mia vita e non faccio niente per cambiarla. Mi dispiace se non mi curo, mi dispiace se ho una brutta postura. Mi dispiace se preferisco il cambio automatico. È più facile, suca. Mi dispiace se non mi piace il parmigiano. Suca, fa puzza. Mi dispiace per Francesco Facchinetti. Mi dispiace per Mirko Enza. Per Willy Enza. Mi dispiace se quando mi cercate non ci sono. E mi dispiace se quando cerco di stare bene vi faccio stare male. Ma non sto bene, quindi non mi dispiace un cazzo. Io a volte mi sento ripreso, cioè a volte io mi sento che è tutto finto, stiamo facendo una cosa alla cioè tipo uno sta, che qualcuno sta guardando, ah. Magari ha già spento, tra l'altro, cioè proprio quelli che non hanno spento quella cosa che stavano guardando vedono me, tipo The Truman Show. Sì. Tu devi pensare a essere più tautologico, più tautologico sei meglio è. Dici tu più tautologico. Sì, più tautologico. O più tautologico pensi a ficcare. Forse è più tautologico. Anche secondo me.